Buongiorno, ho appena finito di editare il video Ask Dolce Chicca, rispondo alle vostre domande, appunto si sta comprimendo, questo non ci incastra niente, appunto si sta comprimendo e sarà online, spero questa mattina, appunto, come dicevo, spero sia online questa mattina e oggi è una giornata un paio, un po', come al solito. Ci sono di nuovo i carabinieri sotto casa come ieri sera. Di nuovo, che tra l'altro mi sa che sono i soliti. Comunque, vabbè. Settimana scorsa, appunto, come ho già detto anche nel video di Ask Dolce Chicca, ho avuto una settimana molto molto intensa, infatti mi devo ancora riprendere perché sono ancora stanchissima. Comunque, le ferie sono finite, oggi si rientra al lavoro, cioè tecnicamente già lunedì dovevo rientrare, però una mia collega mi ha chiesto un cambio di turno, quindi poi ieri avevo il giorno libero, insomma di riposo, e oggi si rientra al lavoro. Ok, il comprimento. Come cacchio si dice? Non mi ricordo. Comunque, ha già iniziato. Un po' di tempo fa al lavoro avevo preso questi due pupazzini, questo praticamente rosso, vediamo se questo rosso, e la giraffina che a me mi fa impazzire con questi occhioni tutti sbrilluccicosi. A me fa impazzire veramente tanto. Questi sono tutti DVD che abbiamo noi a casa. Allora, praticamente interesserà poi, però, a parte questi qua che sono altre cose. Qui è del mio ragazzo. Qui è tutto mio. Qui è del mio ragazzo e quello è del mio ragazzo. Perché noi praticamente l'abbiamo divisi, nel senso che io ho tipo tutti i. Mi prenderete in giro sicuramente, però tutti i DVD della saga di Twilight, la carica di 101, che a me cartone animato piace, cartone animato piace da morire. Poi ho Maleficent, 50 sfumature di grigio, Walking on Sunshine, Voglia di teta, insomma. Ovviamente ne ho due, io voglio di te perché uno credo sia uno è il primo e l'altro il secondo, quello con Laura Chiatti. E mentre l'altro è con sempre. Ah no, sempre con Laura Chiatti. Boh, vabbè, comunque non mi ricordo più. Ho visti talmente tanto, vi ho visti talmente tanto che proprio non mi ricordo assolutamente come sono. Ok, a breve volevo fare due esperimenti, diciamo. Fatemi sapere se ho una buona idea, se vi fa piacere come idea. Ho trovato queste due ricette appunto su internet, e queste, diciamo, questi esperimenti. Una è una cosa salata e una è una cosa dolce. Fatemi sapere se vi può interessare come idea. E vi dovevo registrare anche il video dove appunto facevo vedere gli sformatini di carote, solo che poi mi sono scordata. Fatemi sapere se volete vederli tutti e tre, sì, tanto comunque registrare li registro, quello di sicuro. Però fatemi sapere se vi può interessare come cosa e se avete anche dei suggerimenti, se volete vedere anche altri esperimenti, ricette che vi possano piacere. Fatemelo sapere con un commento, così poi appena un po' di tempo li registro. Nel frattempo, i carabinieri sono andati via. Comunque, fatemi sapere se è una buona idea, secondo me. Come al solito, non fate caso ai miei capelli, il mio aspetto, come sono vestita, ma quando devo andare a lavoro preferisco non essere tutta in tiro perché tanto comunque mi devo cambiare, mi devo mettere le divise. Comunque io sono a contatto con sale, olio, tutti gli odori di cibo, quindi
È inutile che mi trucco, che mi metto tutta in tiro, tanto è praticamente quasi, è praticamente inutile. E quindi preferisco non... All'inizio sì, mi truccavo, mettevo magari un po' di correttore qui sotto, il mascara e la matita. Però ho notato che se vado un po' in truccata al lavoro, torno a casa, ho tutto sbavato e quindi allora preferisco andare acqua e sapone, tanto comunque poi la pelle anche del viso mi si unge. E anche i capelli, perché comunque c'ho un elastico, ora no, però prima avevo un elastico che mi cadeva e quindi chiaramente me lo dovevo tirare su e con le mani unte mi ungevo i capelli, quindi mi dà anche un po' parecchio fastidio come cosa. Quindi preferisco andare così a questa sapone a lasciarlo e chi se ne frega, nel senso tanto poi cioè devo andare al lavoro, non è che devo andare a una festa, poi torno a casa, quindi poi faccio la doccia. Fatemi sapere se può essere una buona idea di fare un video dove vi faccio vedere le mie cose invernali, i miei vestiti invernali. Poi, se vi può interessare, ormai il prossimo anno farò anche quello dei vestiti estivi. Fatemi sapere se è una buona idea. Ci tenevo a dire questa cosa. Praticamente Chiara Facchetti in un video, nell'ultimo video mi sembra vi preparo con voi, disse che gli arrivavano sia email che commenti sotto ai suoi video, dove appunto erano in inglese e c'era uno strano link dove magari dietro ci poteva essere un virus, insomma questo link diceva di comprare follower. E effettivamente le mail no, però questi commenti mi arrivano anche a me, quindi mi raccomando fate attenzione a questi strani commenti, sono scritti tutti in inglese, quindi fate molta attenzione perché magari appunto come ha detto lei ci potrebbero essere dei virus dietro che magari attaccano il computer, il vostro, come il mio, il suo, e vi entrano dentro il PC, quindi mi raccomando, facciamo tanta attenzione a questa cosa, perché non è normale una cosa del genere, effettivamente. Allora, il video sta finendo di comprimere, vabbè, al 22%, comunque vabbè. Io adesso esco perché vado appunto, prima faccio benzina, poi io appunto vado lì al lavoro perché ho fissato con una mia collega, tanto per prendere un caffè e fare due chiacchiere insieme, tanto poi si entra comunque tutte e due a mezzogiorno, quindi. Anche perché poi io quando sono da sola in casa non mi va tanto di star da sola. Adesso arrivata a casa, finalmente si va al lavoro. Adesso vado su che iniziamo a preparare la cena, perché comunque la mia ragazza deve andare anche a letto presto stamattina, no, domani si sveglia presto con la mattina, tutta la settimana, per 3 settimane mi sa. Comunque io vi mando, sono anche stanchissima, comunque vabbè, io vi mando un bacione, come al solito ci vediamo al prossimo video.